Non si può lasciare alla sola amministrazione l'onere di promuovere determinate attività, soprattutto quella commerciale. C'è bisogno dell'interesse, della leale collaborazione degli operatori. La cosa che abbiamo fatto noi a Sarzana è stata questa: far crescere culturalmente i nostri commercianti, cercando di migliorarne la qualità e l'offerta e invogliandoli ad aprire anche la domenica. È inutile fare le ordinanze per 52 aperture domenicali se poi i commercianti tengono chiuso. A Sarzana hanno imparato che è importante lavorare anche la domenica, magari sacrificandosi, ma una città viva che vuole attrarre ha bisogno di tutte le sue componenti. Io credo che ogni realtà abbia una sua storia e quindi debba e possa affrontare lo sviluppo e anche questo momento difficile con impegno e grande entusiasmo. Noi come Pietrasanta abbiamo fatto il nostro percorso, abbiamo ottenuto dei grandi risultati e io, come ho detto durante il dibattito, sono andato a rubacchiare qualcosa da anni fa da Sarzana, che secondo me è un punto di riferimento del commercio, del terziario sicuramente, e quindi Pietrasanta è lì, insomma, basta guardarla. Però credo che l'impronta che questa amministrazione carrarese con Giubbani ha dato e sta dando stia portando dei buoni frutti. Il percorso è lungo, noi ci abbiamo messo 7-8 anni di grande impegno e lavoro e devo dire che, voglio dire, il risultato c'è. D'altra parte questa congiuntura negativa economica non aiuta, però vedo che c'è grande entusiasmo, grande interesse, questa serata è stata veramente partecipata.